Il petrolio della Calabria, finora poco sfruttato e valorizzato, i tesori della Magna Grecia, ricchezza di un territorio che sta imparando a proporsi in modo nuovo facendo rete. L'area di Capocolonna ha un valore storico immenso, ma anche un valore paesaggistico immenso, insieme al Parco di Sibari e quindi insieme al nuovo parco, ai nuovi parchi di Crotone e Sibari c'è anche il Parco del Pollino, dunque tutto un insieme di una grande offerta archeologica certamente, storica certamente, ma anche paesaggistica monumentale. Musei, diocesi, parchi con la suggestione di un paesaggio unico, la nostra regione protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo Archeologico. Ci sono molti stand calabresi, c'è lo stand di Crotone del progetto Antica Crotone, quello della regione, e c'è anche lo stand del Parco di Sibari con una serie di iniziative volte a presentare l'accordo di valorizzazione con i comuni della Sibaritide, delle diocesi della Sibaritide, del Parco del Pollino. E in effetti tra Pestum e la Calabria il rapporto è strettissimo, la città fu infatti fondata da coloni provenienti proprio da Sibari. La culla della Magna Grecia, la Calabria, con l'ambizione di legare il passato al presente, turismo, rigenerazione urbana, rinascita culturale, il sogno di Crotone. Un grande progetto che ridisegna l'intero capoluogo, Antica Crotone. Sì, un progetto straordinario, avveniristico, che può veramente cambiare il volto di una città, ma non solo di una città, di un intero territorio.